estera. Dovevamo fare questo comizio domenica scorsa, poi le avversità del tempo ci hanno fatto rimandare ad oggi, perché oggi e non domenica, perché pare che domani inizia una settimana in cui il Vescovo è nel nostro paese, quindi ci saranno tutti i riti ufficiali e le cerimonie religiose. Andiamo a un problema molto grosso che noi abbiamo cercato di mettere in evidenza, e sono i contatori dell'energia elettrica, quelli dell'Enel. Tutti abbiamo in casa un contatore dell'Enel, pertanto prestate la massima attenzione, che qui la cosa non è seria, è terribilmente seria. Perché? Nello scorso dicembre 2015 la Camera di Commercio di Milano ha mandato alcuni ispettori della finanza a controllare la veridicità dei contatori in alcuni condomini, se questi contatori contavano bene oppure erano veloci. La finanza ha posto i sigilli a questi contatori. Se la finanza pone i sigilli a un contatore, vuol dire che c'è un reato. Questo reato si chiama truffa continuata. Il giudice poi, nella fase dibattimentale, deciderà tutte le cose da evolversi. Questo perché? Perché 15-20 anni fa l'Enel ordinò 25-30 milioni di pezzi in Cina di questi contatori. Sappiamo tutti benissimo che la Cina è campione nel mondo di contraffazioni, e proprio in Cina l'hanno fatti fare. Una compagnia italiana, che spesso dicono, no? Facciamo lavorare le aziende italiane, portiamo avanti il prodotto italiano, e poi vanno a ordinare 30 milioni di pezzi di contatori in Cina. Va bene, lo potevano fare, l'hanno fatto. Ironia della sorte che in Europa abbiamo un marchio che si chiama marchio CE, ed è il marchio che è qui raffigurato, che è verde. Questo marchio non si può contraffare per nessunissimo motivo, perché garantisce al consumatore, garantisce all'utente che il proprio contatore è stato soggetto a omologazione. Che cosa vuol dire omologazione? Vuol dire che quando viene messo sul mercato una macchina, un contatore o altre cose che servono per l'utenza, devono essere soggetti a controllo. Pertanto 25-30 milioni di contatori vanno a ruota libera, che poi si chiama bollette dell'energia elettrica. La più stupida bolletta che si ha è 200 euro, la più stupida proprio. Molte persone ci hanno chiamato a dire, vedi un po' il contatore mio, senza niente, gira piano piano, ma io non tengo niente, tengo puro, è detto una signora, il terrore, cupiccio lo scaldabagno o la lavatrice. Vedete a che punto siamo arrivati. Quindi nel campo in cui dei diritti li dobbiamo far valere, andiamo avanti con questi diritti. Noi fino a oggi abbiamo raccolto quasi 100 adesioni di Savesi su questi contatori, tutti senza il marchio della CE. Andremo avanti ancora per un'altra settimana e poi faremo in tutti i passi, guardia di finanza, procura, tutto, metteremo in moto tutto, perché negli altri comuni in provincia di Milano o a Milano la finanza ha già fatto i primi passi. Potete anche non credere, a noi non cambia nulla, perché qualcuno stamattina ha detto, ma è possibile che l'Enel metti sopra il mercato 25-30 milioni di contatori e non se li dona? È capace, però intanto noi facciamo i passi che dobbiamo fare. Come ad esempio una giovane coppia che abita in via Leonardo da Vinci prima di arrivare all'edificio Bonsegna. La passata estate, le è venuta una goccia, è arrivata una bolletta di 600 euro. Una saglietta le è venuta, hanno chiamato l'Enel ha detto
se volete che veniamo noi ci dovete pagare 50 euro. Come 50 euro? Scusa, il sopralluogo 50 euro lo paga la compagnia? Sì, perché se è colpa del contatore va bene, ma se è colpa dell'impianto da pagliate boccia vostra. Qualcuno stamattina, anzi oggi pomeriggio, mi ha detto che ha sentito in televisione che l'Enel sta per cambiare tutti i contatori. Tutti e 25-30 milioni di contatori l'Enel li sta cambiando. Che segno è secondo voi questo? Quale azienda va a cambiare un contatore per il capriccio di farlo? Va bene, andiamo avanti su queste cose. Io ripeto, se siete interessati potete aggregarvi a quello che stiamo facendo noi, non vi costa nulla, perché noi nella denuncia chiederemo l'immediata sostituzione di questi contatori, perché vogliamo i contatori a norma CE, li vogliamo, li pretendiamo, perché li paghiamo. E quando uno paga il consumo ha diritto di sapere che cosa sta consumando. Chiusa parentesi. Le strade urbane, una culapasta in assoluto. Il dottor Galasso dove sta? Pasquale Galasso, vieni qua a dire che cosa hai fatto in 4 anni, questo è il 5º anno, che cosa hai fatto in 5 anni, perché quando venite qua sul palco dovete dire ho fatto questo, non avete fatto un fico secco, per non dire qualcos'altro che cercarono i maschi. Non avete fatto niente, le tracce mo hanno tranciato tutto il paese, hanno fatto la scarificazione, mo una traccia al giorno si chiudono, mo hai 20 giorni che stai così, anche quando non a chiudere, è capace che di San Giovanni si cogliono. Questo è il patrimonio pubblico, le strade sono un patrimonio pubblico e quando il patrimonio è pubblico è di tutti, pertanto un assessore importato, porca miseria, importato, manco ci assalano ottimi assessori buoni o persone capaci o giovani istruiti che conoscono la materia. Come ci pigliato di Maruggio, vedono mica c'è fortuna che addinimo, grande fortuna. L'altro giorno io misi alcune foto su Facebook in cui invitavo il dottor Galasso a darsi una mossa, al che io scrissi ironicamente: abbiamo importato l'assessore da Maruggio, vedete un po' che sta succedendo. E rispose uno di Maruggio: no, tienibutolo, caro, tienibutolo, non lo mannate a Maruggio. Cioè, vedete che qui abbiamo persone che da 20 anni occupano una carica assessorili e non sono amparate manco come si chiude un buco. Tutti i buchi che vengono chiusi col catrame a freddo, alla prima pioggia zumpono. 3.000 sacchetti di catrame a freddo consumati, 350.000 euro all'anno, si parla dei danni che il comune paga alle macchine che si rompono. Attenzione, questo sindaco, lo franchitesi, da questo palco nella campagna elettorale diceva: dobbiamo risolvere il contenzioso. Il contenzioso non è andato indietro, è andato in avanti. Questo perché? Perché è mancata una programmazione amministrativa, è mancata la capacità di affrontare i problemi. Abbiamo 5 anni, tra 5 anni teniamo tempo. Questo è l'ultimo anno, dovete venire qua, sindaco Iaia, visto che dicevi faremo un comizio ogni 6 mesi, avviseremo i cittadini di tutto quello che stiamo facendo. L'unico tempo giusto il sindaco Iaia lo usa per inaugurare i negozi, tagliare un astro verde, come se quelle là fossero le priorità del paese. E già, mo mancano dieci mesi per le elezioni, è chiaro, mo ogni mattina se la fa vedere. Facile, la chiazza, la villa, sorridente, si apre la bocca con il sorriso, il giovanotto che diceva che era meglio di Aldo Maggi, il giovanotto che diceva trasparenza e legalità, il giovanotto che diceva ho trovato il comune ai tempi del Medioevo. Oggi possiamo dire benissimo che il Medioevo era una fortuna. Oggi Sava sta
al Paleolitico inferiore. Ma tornate indietro! Siamo tornati terribilmente indietro! E questa presunzione di questo sindaco che vuole far vedere aria fritta è soltanto aria fritta. Le persone non abboccano più perché il castello di sabbia di Iaia è crollato. È crollato! C'è un vuoto per capacità politica, per capacità amministrativa. Questo dovete prenderne atto. La faccia bella è un conto. Una volta che si rimuove la faccia bella, andiamo ai fatti, andiamo ai risultati. Questo sindaco in 5 anni prenderà dal comune, li ha presi mese, quasi 180.000 euro lordi. Alla fine del mandato prenderà quasi 16.000 euro lordi di buona uscita. È perché è chiaro, ha prodotto così tanto per il paese è stato rivoltato come un calzino. Vergogna, abbiamo un parco pubblico alla via per Francavilla che sono 6 o 7 ettari. Non è stato fatto un progetto, non è stato fatto un progetto di riqualificazione. Abbiamo l'ex macello alla zona industriale, non è stato fatto un progetto di riqualificazione. Abbiamo l'ex mercato ortofrutticolo in via Fratelli Bandiera, non è stato fatto un progetto. Abbiamo il vecchio cimitero, al cimitero vecchio della zona, che mo torniamo a parlare del cimitero vecchio, che sta così abbandonato, non c'è un progetto. Avessero dovuto prendere una cosa all'anno, una sola cosa all'anno, in 5 anni ne avrebbero fatte 5 di queste cose. Non hanno fatto un fico secco, non hanno fatto nulla, sono stati incapaci politicamente e amministrativamente. Perché è normale, quando si vede che il maggiore assessore ai lavori pubblici si chiama Pasquale Galasso, abbiamo capito tutto qual è il discorso. Fra 10 mesi, quando verranno qua a chiedervi la fiducia, non vi scordate, chiedetegli che cosa avete fatto per il paese, oppure quanto hai preso, te la meritate di soldi del Teatro Comune o non? E ci te la meritate, ci ha fatto per il paese. Non vi fate riempire di chiacchiere, perché il tempo delle chiacchiere deve finire. Questo non deve essere un paese preda di forestieri, preda di maruggisi, preda di francaidisi. Questo è un paese che il Savese lo conosce bene. E aprite gli occhi, perché tocca a voi capire queste cose. Noi ci possiamo sgolare all'infinito, finché avremo la forza lo faremo, siamo caparbi, capacchioni, teste dure o teste di qualcos'altro. Ma non andiamo avanti, ma da soli io e Carrieri non ce la facciamo. Il paese si solleva grazie anche alla vostra collaborazione, a capire che la vita di un paese deve essere eseguita. E se noi ogni giorno, tramite Facebook, tramite il giornale, tramite le locandine, cerchiamo di informarvi, leggete, vedete, capite, e quando ci incontrate per strada fermateci, perché noi parliamo con voi, mica ne scunnimo, mica giriamo l'angolo quando vediamo qualcuno, come faccio un assessore o qualche volta è fatto lo sindaco che si scondono e evitano che incontrano le cristiane. Parlate di questo paese e dite questo paese come lo vorreste. Chiedo scusa che bevo un attimo. C'è qualcuno che ci fotografa, grazie. Ha solo da dire come lo vuole il profilo, profilo destro o profilo sinistro, non c'è problema. Non siamo brutti, ma manco belle, però possiamo metterci profilo destro o profilo sinistro. Se poi vogliono vedere qualche attributo che la natura ci ha dato, la mostriamo, non c'è problema. Parcheggi pubblici, sono i parcheggi che stanno nel centro urbano. Voi ricordate bene, senza essere ripetitivo, che nel 2013 intervenne la procura distrettuale antimafia per bloccare il rinnovo contrattuale di un anno alla vecchia compagnia. Quello è un altro discorso. Parcheggi pubblici nel centro urbano, non si trova più un parcheggio, non si trova più un parcheggio. Le macchine ferme stanno là, i vigili, che di organico già sono poco,
pochi non ci girano, non ci vogliono manco girare con fanno le multe. Attenzione, va ripristinato il centro urbano, perché con 30 centesimi una persona in mezz'ora ha il tempo di andare al bar, al panificio, al negozio e alla macelleria. In mezz'ora un cristiano lo può fare, ci mette un'ora, allora mette 60 centesimi, perché calcolate, già il tempo di girare se ne va ai 60 centesimi di benzina. E intanto nel paese c'è lo smog, non hanno manco fatto un programma per il traffico urbano, incredibile, ma sto paese stava meglio prima, fateci capire, stava molto meglio prima sicuramente, perché con i problemi che c'erano con Aldo Maggi, la squadra di Aldo Maggi funzionava. Gli assessori con noi parlavano, al di là di Aldo Maggi, con noi erano disponibili, qua invece no, hanno fatto quadrato, tutti intorno al sindaco, tutti per uno, uno per tutti. E quando venite qua alla campagna elettorale, Cincabatte rimane sul palco, deve dire a voi Savesi che cosa ha fatto in 5 anni, o è stato buono cuozza soltanto la mano in consiglio comunale. Questi si chiamano rappresentanti della democrazia, c'è gioia, stiamo proprio a belli. Erbaggio, erua netta. Pare che per questa amministrazione l'unico problema è pulire le rotonde di accesso al paese. Anche lì, prima che lo fanno, gli rompiamo gli scatoli per 4-5 giorni. Poi magari l'assessore piccolo, noi lo chiamiamo Petit sinceramente, perché forse è la faccia più simpatica. Mirko Piccolo è la faccia più simpatica di questa amministrazione. Figuriamone l'altro come sono. Mirko Piccolo si sente pressato e pulisce le aiuole. Ma non sono soltanto le aiuole da pulire, anche i vialetti di accesso vanno puliti. E poi ci sono molti terreni attaccati alle abitazioni dei Savesi, quelli che abitano in periferia. Là il sindaco e la comandante dei vigili urbani devono fare le ordinanze di pulitura, sono tenuti per legge, altro che erba di 2 metri, come l'altro giorno che andai a vedere nella zona dell'area mercato, dove stanno anche le case più avanti, giù verso via Toselli, erbaggio netto, 2 metri di erba erano, 2 metri di erba. Il sindaco e il comandante dei vigili urbani devono girare questo paese, non devono stare rintanati là dentro, è troppo comodo. Avete visto in giro tutte le frecce, isola ecologica, alla fine diventa l'isola che non c'è. C'è Edoardo Bennato che cantava una canzone dell'isola che non c'è. Hanno fatto una marea di pubblicità, tipo Aiazzone anni 80, Aiazzone, qua di stesso, isola ecologica, e dove sta l'isola ecologica? Punto interrogativo, doveva essere consegnata a gennaio di quest'anno, molto probabilmente lo franchitesi la porterà qualche mese prima dell'elezione, perché poi deve chiamare la stampa, deve farsi fotografare, in modo che la stampa ruffiana e amica esalta, il sindaco Iaia ha fatto questo, il sindaco Iaia ha fatto quest'altro. Poi si s'apprecino Ido e Calasso al parco di via Leonardo da Vinci, angolo via Cinieri, come sia che loro si s'apprecino, si affrigono le mani, si s'aspellono, ma vedono picca c'è fortuna catenno. Quella si chiama appropriazione indebita, perché non è un lavoro di questa amministrazione. I lavori fatti alle scuole per la coibentazione e l'isolamento termico non è il lavoro dell'amministrazione Iaia. Non vi fate prendere in giro, non sono lavori di questo sindaco e di questa amministrazione. Il lavoro fatto alla Piazza Coperta non è opera di questo sindaco, non è opera di questo assessore Calasso, è opera progettata e finanziata dalla passata amministrazione. Aprite gli occhi, non vi fate infinocchiare con le belle parole. Altro che il sindaco l'altro giorno su Facebook scrisse: abbiamo abolito la Tari, che cosa potevo fare di più?
Ma scusate, sa, questi forse pensano che in questo paese Cincaleggi e Cinca Sinforma è fessa. La Tari non poteva essere aumentata. La Tari fa parte della IUC. Come caspita fai a dire? Perché coentra nella legge di stabilità. Ma proprio a polli siamo. Ma proprio dobbiamo credere a quello che dice lo franchitese. Addirittura Saracino, per quanto è culo e camicia col sindaco, ha detto: vi dite che non ci stai proprio a Bussine, la legge di stabilità parla chiaro. Meno male, ogni tanto Saracino le viene un lampo di genio, però poi dice sempre: avanti Dario, avanti tutta. E va, va, tira lo stretto col cambio di Murassieme. Nonni vigili, nonni vigili. Vi prego di fare attenzione, perché noi non la portiamo con i nonni vigili. I nonni vigili meritano il più ampio rispetto. Perché? Perché anche se stanno in pensione, dedicano parte del loro tempo alla causa. Alla causa che sarebbe al bene della collettività. I nonni vigili si prodigano, danno una parte del loro tempo che lo potrebbero dedicare anche alle loro famiglie, e lo dedicano al paese. Tanto di cappello per davvero. Non è un discorso di circostanza, sono persone, ripeto, che meritano e fanno davvero con dedizione il loro lavoro. Ma i nonni vigili non possono stare vicino alle scuole a dirigere il traffico. Attenzione, ripeto, noi non la portiamo con i nonni vigili. I nonni vigili l'unico compito che hanno, purtroppo, se fosse per me e per Carriere, paghiamo più modulo i nonni vigili che alle vigili. I compiti che hanno i nonni vigili sono quelli di stare vicino alle scuole, avere la paletta, fare passare o fermare le macchine e permettere alle mamme e agli alunni di andare a scuola. L'unico compito che hanno i nonni vigili è questo. Possono, attenzione, possono dirigere il traffico a condizione che ci sia un agente di polizia municipale o un agente di polizia. Quindi devono essere coadiuvati. Ripeto, noi non la portiamo con i nonni vigili. Ripeto, i nonni vigili meritano un ampio rispetto per la loro dedizione che mettono a costo gratuito, che non è facile trovare persone che dedicano il loro tempo per gli altri, non è facile, le cose giuste. E noi giustamente diciamo tanto di cappello ai nonni vigili, un po' meno a chi organizza il servizio. Perché se il servizio lo organizza il sindaco, se il servizio lo organizza la comandante di polizia municipale, devono attenersi alle regole, perché se va a succedere un guaio facendo le corna, che un nonno vigile si fa un pappina, facci passare una macchina e l'altra si scontrano, a te ci temi su da cui dirige il traffico. Attenzione, qua quando si parla di responsabilità poi tutti se ne fuggono. Ripeto, i nonni vigili hanno il nostro più ampio rispetto, perché lo meritano e perché fanno veramente tanto per il paese e soprattutto per i giovani savesi. Ora manca meno di un anno alle elezioni. Si formeranno delle squadre, il sindaco formerà 4-5 liste, l'altra coalizione farà 5-6 liste, ci saranno i vari raggruppamenti. Io quello che vi dico è questo: non sappiamo se noi come Movimento 5 Stelle riusciremo a rappresentare una lista, se ce la faremo. Io penso di sì, però mettiamo il caso, lasciamo il dubbio. Qua sopra deve venire l'amministrazione Iaia con tutti gli assessori e tutti i consiglieri della maggioranza, uno per uno. Devono dire che cosa hanno fatto per il paese, uno per uno. Dario Iaia, Pasquale Calasso, Alessandra Sileno, Mirko Piccolo, Leonardo Franco e tutti gli altri, perché non me li ricordo. Devono venire qua, non è che battono le mani quando parlano franchitese, sono a pigliare un microfono e devono dire: io per Sava ho fatto questo. Devono avere il coraggio, non è che entrano qua tutti di amici, mogliere e batte mani, pare che parlano franchitese, poi via fiato tutti, bravo, 50-60 cristianità a battere le mani, bravo, è finita l'epoca dei fessi, stanno uscendo fuori le nuove generazioni. Sono generazioni molto più preparate, molto più istruite, che capiscono la materia in un batter d'occhio. Altro che cani attaccamo a Calasso. Calasso a destra o a sinistra la facci sempre l'assessore. Pasquale Calasso
vuole fare sempre da assessore, o a sinistra o a destra, tanto lo sappiamo tutti. Pertanto questi personaggi dovete avere la forza di uscirli fuori dalla politica savese. Non devono più far parte della politica savese, perché in 20 anni non hanno capito nulla della branca amministrativa. Allora, se non si capisce manco come si fa a chiudere una buca, mi spiegate a che serve fare l'assessore ai lavori pubblici? A che serve? Solo perché prendi voti? Ma chi non sei capace, vite nel nostro. Eh no, da qua a Pascale Galazzo andare in giro con la gente tutta gonfia, in modo che Galazzo si gonfia in un modo, con faccia vedere che è pieno di impegni. Per la masa di seria, con chiudere un buco è impegno? Io credo che questo paese ha bisogno delle persone migliori, ma queste persone migliori le dovete scegliere voi, non che vengono nelle vostre case, fanno un incontro con 4 o 5 famiglie, cioè vi serve, mo vi dimo, ce potremo fare. Dovete uscire fuori da questo guscio, dovete uscire fuori da questo guscio. Signorina, se ci fotografa stiamo bene, guardi, ci abbracciamo o stiamo soli, mi dica, un bacio? No. Da lei no, da lui sì. No, per favore, da lei no. Da lei no, stia tranquilla. Siamo personaggi, siamo famosi, ci fa piacere. Io quello che voglio dirvi è questo: fate attenzione a non farvi prendere in giro, perché questo paese non ha bisogno più di prese per i fondelli. Dario Iaia deve venire qua. Lo abbiamo provocato, perché noi in questi 4 anni passati avremo fatto, non esagero, 30 comizi. Avremo fatto 30 comizi e in ogni comizio abbiamo detto: Dario Iaia, venga qua a rispondere, venga qua. Ma Dario Iaia l'unico coraggio che tiene è di prendere la carta bollata e con denuncia. Ma ormai si è imparato a fare le denunce, e sempre ogni cosa va a denunce, e usciamo e venimo dalla procura. Ce ne impauriamo noi? Non impauriamo, filo, perché noi abbiamo coraggio. Abbiamo coraggio, e non perché ci pompiamo io i carrieri, perché qualunque cosa che facciamo mettiamo la faccia, non ne come altri facci di qualcos'altro, che almeno la pedra e scondono la mano, ignobili, ignobili e ignobili. Grazie per averci ascoltato, buona serata.